Il video di oggi nasce un po' dai feedback che mi date tramite i vostri commenti, le mail che mi scrivete o anche le telefonate che mi arrivano. Molte volte, tra le tante frasi che pronunciate, o meglio che alcuni di voi pronunciano, c'è: dottore, le ho provate già tutte. Spesso chiedo: che cos'è che avete provato? E la risposta è: dunque, abbiamo letto il libro tal dei tali, siamo stati seguiti da Tizio, Caio e Sempronio, abbiamo provato a sentire quello che ci diceva il veterinario curante, abbiamo provato a fare bene. Vuol dire che abbiamo provato in effetti diverse cose, ma non tutte. Molte volte, infatti, alla domanda: ma qual è la causa del comportamento che presenta il vostro cane o il vostro gatto? La risposta è: ah, non so, ci hanno detto, ed è sempre tutto molto vago. Fino a quando non individuiamo la causa dei comportamenti, chiamiamoli indesiderati o addirittura anomali, dei nostri amici a quattro zampe, qualsiasi prova si metta in campo, qualsiasi metodo si utilizzi, risulterà inefficace. E quindi hai voglia a provarle tutte realmente, ma non arriverai mai alla soluzione se non è stata individuata la giusta causa. Facciamo un esempio: se ho un cane che tossisce e provo un giorno a dargli l'antinfiammatorio, poi gli provo a dare un antibiotico, poi gli provo a cambiare l'alimento perché forse è allergico, poi gli provo a mettere la pettorina anziché il collare, andrò a dire in giro che le ho provate tutte. Ma se qualcuno mi chiedesse: ma qual è la causa che induce nel tuo cane la tosse? Io proprietario probabilmente non saprò dare la risposta. Se non so dare la risposta, come faccio a pensare di poter dare una soluzione? Ben diverso se io ho indagato sulla causa di questa tosse e guarda caso è emerso che, ad esempio, c'è una piccola malformazione della trachea. Allora, se c'è questa malformazione, dargli l'antibiotico, dargli tutto il resto, provarle tutte, non ha senso. Si valuterà se è necessario fare l'intervento chirurgico per riposizionare magari un anello cartilagineo della trachea che era malformato, o se semplicemente non è necessario far nulla e il nostro cane potrà compatibilmente con questo difetto congenito continuare a fare una vita serena e tranquilla. Ma se io continuo solo a provare, è certo che potrò farmi forza del fatto di averle provate tutte, però dovrò rendermi conto che non ho provato magari l'unica soluzione giusta, che era quella che avrei potuto individuare una volta riuscito a fare una corretta valutazione della causa. Se non posso farlo io proprietario, ovviamente mi rivolgo a un professionista, in questo caso al medico veterinario. Dobbiamo fare attenzione, perché dietro al "le sto provando tutte" o "le ho provate tutte" si nasconde un po' il "non ho capito qual è la causa". E il problema qual è? Che io posso ovviamente andare avanti per mesi a provare e riprovare, ma oltre ad essere frustrante per me proprietario, vuol dire che io non sto aiutando il mio cane o il mio gatto a risolvere il suo problema. Va bene provarle tutte una volta individuata la causa, perché a volte per una singola causa ci sono diverse opzioni, ma rendiamoci conto che il primo passo per risolvere un problema è prendere consapevolezza del tipo di problema. E una volta diagnosticata la causa di quello che sta accadendo, troverò ovviamente la soluzione. Mi raccomando, continuiamo a insistere, ma sempre solo adottando gli accorgimenti giusti e soprattutto affidandoci a personale qualificato che sappia davvero individuare qual è la motivazione per cui il mio cane o il mio gatto sta presentando un comportamento anomalo. Anche questo è un modo per aiutarli, quindi ricordati che se lo ami, lo aiuti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato, condividi il video e mi raccomando, fammi sapere ancora quali sono tutte queste prove che hai già fatto e quali risultati ti hanno dato. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!